Ed eccola qua, la Specialized Venge. Questo video lo chiamo Milano-Sanremo 2015 perché secondo me il vincitore di questa edizione 2015 della Milano-Sanremo sarà un corridore dotato di questa bici. Vediamo se indovino il pronostico. Per quale motivo? Semplicemente perché avendola provata, le mie sensazioni sono che è una bici che si adatta perfettamente alle caratteristiche di quella corsa. Andiamo a vedere tutti i particolari. Stiamo parlando di un telaio Specialized Venge, studiato proprio nella galleria del vento, un telaio molto aerodinamico. Io ho sentito, a differenza della bici precedente che avevo, una differenza in pianura notevole. È un telaio molto scorrevole. Specialmente ho trovato un punto dove avevo il vento contro e dava la sensazione che come se tagliasse il vento. Molto scorrevole in pianura, una volta lanciata mantiene le alte velocità con molta facilità. L'unica differenza dal telaio che avevo io precedente, che sto parlando di un Colnago Extreme, comunque io ho avuto anche le Specialized Tarmac, ce l'ho avute tre, quindi conosco molto bene questa marca di biciclette. Questa, se la paragono alla Tarmac, a me sembra meno scattante. Quando io l'avevo comprata mi avevano detto che era più rigida, più scattante. In realtà, secondo me, la Tarmac, sto parlando in salita, scatta meglio, cioè accelera meglio. Però dopo bisogna faticare per mantenere la velocità, invece questa è un pelino poco poco più lenta. Però una volta portata magari su una salita scorrevole che si può fare con il 53, con il rapporto questo più grande che vedete adesso dove c'è la catena, una volta messo il 53 magari arrivati ai 30 km/h, la Tarmac con uno scatto ci arrivava e dopo bisognava faticare per mantenere la velocità. Invece questa ci mette un po' di più per arrivarci, qualche secondo in più, però una volta lanciata mantiene la velocità molto bene. Guardate la canna come che forme che ha, dalla serie sterzo col passaggio cavi interni largo si va a stringere e dà proprio il senso che è molto aerodinamica, come bicicletta. Studiata nella galleria del vento, ogni particolare, la forcella anche molto aerodinamica, tutti i particolari. Comunque io mi sono trovato molto bene, ho fatto un allenamento di 5 ore, me la sono trovata molto comoda, molto morbida, nelle buche era molto stabile. Avevo lasciato anche le gomme non proprio gonfiate al massimo, quindi questo anche forse mi ha aiutato. Comunque pensavo che era molto più rigida come bicicletta, che per me è stato un bene perché tanto rigide le bici non è che mi piacciono. Comunque è comoda, non è rigidissima nelle buche, però quando ti alzi in piedi, se hai la forza di spingere, prende via, è una bella bicicletta. E solo mi aspettavo che era un po' più rigida. Forse questo perché è il modello sotto la S-Work, perché magari la S-Work è un po' più rigida come modello. Infatti molti di voi mi hanno detto che esistono molti tipi di Venge, invece non esistono molti tipi di Venge, esistono soltanto due tipi, perché già stiamo parlando di un telaio al top di gamma, quindi non è che abbiamo tanto da scegliere. Questa è il modello con il carbonio FACT 10. L'S-Work è carbonio FACT 11. La differenza dov'è? Dovrebbe essere leggermente più morbida questa e forse sui 150 massimo 200 grammi il kit telaio più pesantino, che dice poco, non è che dice tanto. Alla fine tra questo telaio e l'altro ci sono circa 1000 euro di differenza, quindi 700-800 euro di differenza mi sembra. Quindi
Quindi alla fine per 200 grammi più o meno abbiamo la stessa bici, perché le forme sono identiche, lo stampo è identico. Qui io ho ancora da tagliare il tubo dello sterzo perché la voglio provare bene. Andiamo a vedere l'altro lato. I componenti ho usato sempre gli stessi che avevo sull'altro telaio. Io ho comprato solo il kit telaio che comprende la serie sterzo, la forcella, il telaio, il reggisella e il movimento centrale già compreso sul telaio. Andiamo a vedere. Penso che sia in ceramica perché scorre molto bene, non sono sicuro se è in ceramica, comunque penso che sia in ceramica. Questa è la colorazione bianco perla, nero opaco e rosso. Fa un bel effetto vista al sole, brilla. La misura ho preso una media 54, io sono alto 1,78 m e va, per me va bene. Viene fornita anche con il kit per il montaggio del gruppo elettromeccanico e elettronico. Il passaggio cavi è interno, ecco la scritta carbonio FACT 10, l'S-Work 11, ripeto. Il passaggio cavi è tutto interno, sia per i freni, sia per il cambio, quindi ancora più aerodinamica, perché non ci sono le corde che danno fastidio. Guardate la canna quanto risulta fina vista da sopra, si allarga un po' qui sulla serie sterzo, un bel mezzo, indovinato anche questa volta, la Specialized non sbaglia mai. Il collarino reggisella è sempre compreso nel kit, è il suo. Guardate anche il reggisella, molto aerodinamico. L'unica cosa che non è compresa, il kit per il montaggio della sella con carro in carbonio. Infatti quello suo che si trova all'interno del kit è per il montaggio del carro in alluminio o titanio, questo che vediamo. Se lo mettiamo in carbonio ad altre forme bisogna cambiare tutto il kit, che costa circa 30 euro, circa 30 euro. Belle forme. Qui ho visto una cosa che non sapevo che esisteva: c'è un adesivo che copre un piccolo buchetto fatto e c'è scritto Minimum Seat Post Insertion. In poche parole si sta ad indicare che questo buchetto qui che andiamo a vedere mi fa vedere se all'interno c'è il reggisella, che è il limite, cioè minimo deve essere fino inserito fino a qui, cioè se vado più sotto va bene, ma mai più sopra. Nel momento in cui io lo metto più sopra, questo buchetto rimane scoperto, io mi accorgo che il reggisella bisogna abbassarlo ancora di più per un fattore di sicurezza. Si vede che loro hanno constatato che se noi lo mettiamo il reggisella infilato minimo fino a qui non si romperà mai, se va più giù va bene, se va sopra c'è il rischio di romperlo. È una cosa che altre ditte non fanno, un piccolo buchetto che si può vedere anche ad occhio che il reggisella è messo in maniera giusta. Ovviamente c'è anche qui tutte le tacche con la numerazione per l'altezza, c'è anche alla fine una linea continua che dice che è il minimo inserimento, come tutti i telai. Il carro posteriore è molto aerodinamico, guardate che bella linea che segue la ruota, di profilo è molto bello, molto bello. Il blocco del movimento centrale
È molto grande, ad occhio dà una sensazione di robustezza, molto, molto aerodinamico anche questo, come tutta la bici d'altronde. Ogni particolare non è a caso. Qualsiasi cosa fatta è stata fatta a modo d'arte, come qui il collarino della Reggisella che è aerodinamico e segue il movimento del telaio. Andiamo a vedere. Vedete? Non è rotondo come tutti, ma ha una forma ovale che segue l'aerodinamica del telaio. Anche avanti va a finire come se avesse una leggera punta. La forcella. Che dire, io l'ho provata, ripeto, in pianura è una bellissima bici, in pianura sui percorsi ondulati, perde leggermente a differenza della Tarmac sulle salite, ma quelle ripide, perché sulle salite che si fanno con rapporti duri con un 53, sulle salite di alta velocità. E una volta lanciata va anche meglio della Tarmac. Queste sono le mie sensazioni, le mie, quindi non sono se sono giuste o sbagliate, sono soltanto le mie. Però a differenza tra questa e la Tarmac, che io l'ho provata tutte e due, la Tarmac mi sembra che sulle salite è ripide, dove la velocità è bassa sui 15 km/h, 10 km/h, 20 km/h, è molto più veloce a prendere via. Questa è un po' più lenta, questa va meglio sulle salite lunghe, meno ripide, quelle salite magari di 5 km che si incontrano anche sulle Gran Fondo che non sono tanto ripide. Su quelle salite questa una volta lanciata a mio giudizio va molto veloce. Ripeto, questo video lo chiamo Milano-Sanremo 2015 perché la mia sensazione è che vince un atleta dotato di questa bici, di qualsiasi squadra può essere, però dotato di questa bici. Se vi piace il video, come sempre, pollice in su perché per me è molto importante. Ogni pollice in su che io ricevo è sempre una voglia di fare altri video. Pollice in su, sempre.